Bentornati ragazzi, altro episodio di Ape Escape. Dunque, senza perdere tempo, facciamo il castello di Ninja Tokashi. Sì, nuova identità. Sayaka, dove andare via? E chi si va, Ismo? Sto per inserire i dati di una nuova identità nel tuo trasporto orologio. Ti presento il Ninja Il Ninja Miracolo, la mia identità preferita. E conosce un sacco di trucchi. Trucchi? Non puoi chiamare ninjutsu trucchi. Vabbè, ad ogni modo. Andiamo nella zona di sì, andiamo nella zona di addestramento. Vediamo un po' com'è questo ninja miracolo. Allora, guardate che carina Sayaka in versione ninja, con coprifonte in stile Naruto. E prima abilità del ninja miracolo, camminare sulle corde in perfetto equilibrio. Seconda abilità del ninja miracolo, correre sui muri in stile Naruto. No. Cazzo Sayaka, perché dai, cazzo, l'ho fatto bene, non mi tornare indietro però. Va bene, andiamo avanti, non c'è neanche bisogno che vi faccio vedere. Ah! Cattura del ninja miracolo, premendo R3, tada! Il ninjutsu che crea due nostri piccoli cloni e prende le scimmie anche da molto lontano. Grandio. Adoro anche il jingle che suona mentre si impersona il ninja miracolo. Allora, poi cos'altro può fare il ninja miracolo? Ce ne sono tante. Allora, innanzitutto poi l'abilità speciale di questo coso è che ruotando R3 possiamo creare il Sosia! Kaibunino Jutsu, sì, va bene, dai. E ora poi l'attaccheremo con la nostra ninjato bastone stordente, mamma ibrido. Faremo ancora più danni e copriremo un'area maggiore. Ah, il ninja miracolo lo userò non so quanto, ragazzi, perché la mia rafona sempre preferita ed è anche abbastanza potente e cazzuta. Ah, altra abilità del ninja miracolo, ora qui c'è l'uscita. No, 4, vedete, non è ancora finita, perché questa abilità sa davvero fare un sacco di cose. Ultima abilità del ninja miracolo è che tenendo premendo R1 in salto, sai a causerà il suo fiocco, che ha sul retro come paracadute. Guardate che figata. E potrà quindi planare. Un po' come fa lo Skyflyer. 14 scimmie, ragazzi, qui dobbiamo spezzare in due. È impossibile prendere 14 scimmie ora in 10 minuti. Veloci quindi, dai! Trasformiamoci subito nel ninja miracolo e andiamo. Non fai neanche perdere tempo con i teleport. Sosia, facciamo, ci proteggono un po'. Cosa succede? Oh, 3 scimmie! Vai, Monaci! Tutti Tobi! Probabilmente fa riferimento a Obito, Tobi, non lo so. E Masao. Comunque non c'è nessuna scimmia di nome Naruto. Ragazzi, io mi sono particolarmente offeso. Forse non lo devo vedere, ma oltre che a Dragon Ball, a me piace tantissimo anche Naruto. E insomma, vabbè, il riferimento a Naruto mi sembrava un must. Cazzo, è l'opera con i ninja più famosa. Cioè l'opera, il manga più manga giapponese. Vabbè, i manga sono solo giapponesi. Dicevo, sono il manga, i ninja, i katai ninja più famosi in assoluto, mi sembrava un po' d'obbligo, no? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ho già setacciato i nomi di tutte le scimmie nella speranza di trovarne qualcuna che risponda al nome di Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Ibari, Yagi o tutte le altre che di Serragaure vengono in mente. Ma in effetti io sono stato un po' coglione, sto gioco è del 2002, Serragaure invece è del 2000... Quanto? Mi sembra più vecchio del 2014. Sì, è del 2014, quindi come possono fare un riferimento a questo gioco se Serra cavolo non era ancora uscito la volta? Ah, comunque sì, sto ancora parlando di Serra cavolo, ma perché ragazzi, pochi giorni fa, 22 gennaio, ora non so se era pochi giorni fa quando caricherò questo episodio, ma è stato il mio compleanno e ho ricevuto Serra Kagura Shinobi Versus, il prequel di Estival Versus, ragazzi. Probabile let's play anche su quello, quindi Ace Style, preparati perché rivedrai la tua Shiki. Che altro dire? Sì, ci sarà anche let's play anche su quello. Mi sembra un gioco, mi sembra, sto giocando adesso a Shinobi Versus, mi sembra molto facile, quindi dai, probabile una guidetta, sì. Solo che di Shinobi Versus dovrò farci 3 let's play. Uno per ogni squadra, sì, perché, no, 4, uno per ogni fazione, perché c'è la Hanzo Academy, la Kessengers Academy, la Ebijo Academy e poi la Omura Scrimson Squad. Ah, e la Hanzo Academy, non dimentichiamoci di quella che è la più importante.
Allora, cazzo, sta scimmia di merda, cosa continua a evitare le mie... Sì, atti ninja segreto, troppo su sei arrancata. Porca puttana! Ma... ti diverti tanto? No, non ci posso credere, no, non ho schivato per tutto il mio tempo. Allora, continua a fregarmi. Sì, però io non posso saltare di funzioni, non è mica giusto, Vai, cazzo, Yoshio di merda, rotto in culo, bastardo che non sei altro. Ma quanto tempo l'ho perso, io non lo so. Ah, apre un ponte lì. Prima però andiamo alla fine di questo, a vedere cosa c'è alla fine di questo percorso. Un'altra scimmia, Cosa dovrebbe fare? Ah, ho capito, non posso, ecco perché è imprigionata. Vai, ora prendila, Milian. Vediamo. Ancora 8 scimmie, sì, cazzo, buonanotte. Buonanotte al cerchio. Andiamo, ci infiltriamo come dei veri ninja in una... in un palazzo ninja, No, dove... ah, qui c'è... però avevo visto una scimmia, no, era un mio colore, però ho sentito chiaramente una stupida scimmia, ecco appunto, via con ninja miracolo. Questa è una scimmia bianca, Kikimaru. Kikumaru. E adesso facciamoci un po' di energia mitogena. Non ne ho più! Ah no, bene, ora ne ho di nuovo ancora due gemme adesso, quindi andiamo. Corsa sui muri. Ancora posta sui muri. Oh, delle riprese, dai, riprendiamo. Questo è un signore feudale. Faccio sempre la parte dell'unico stupido. Direi di sì, perché adesso verrai catturato come uno scemo. Appunto, Totomaru. Qui c'è un passaggio segreto. Wow, che è uno stile ninja. Quanto adoro le cose giapponesi. Io amo il Giappone, non solo per non solo perché c'ha i manga e gli anime, ma anche per la sua cultura e tutto. Sì, e tutto, vabbè. Allora, qui adesso ci insegnerà che si può camminare. Ci insegnerà che per andare qui con le travi è meglio, appunto, andare così. Oh, quella è una scimmia verde, ragazzi, anche se l'altro è ninja, una scimmia verde. Troppo tardi! Ma cura! Chi che si incula? Dicevo, avete visto ora con che facilità abbiamo preso la scimmia, una scimmia verde, che come sapete sono, fa parte del trio delle toste, con estrema facilità, Infatti ve l'avevo anticipato che le trasformazioni qua in Ape Escape, in Ape Escape 3, andavano molto a influire sulla difficoltà della cattura delle scimmie. Andiamo qua su. Oh, deve essere la fine, sì, qui sul tetto è la fine, mi sembra ci sia anche una scimmia fan di Sayaka qua sul tetto. Ragazzi, questo tetto, madonna, mi ricorda la fase iniziale, la parte iniziale e finale di Serran Kagura Bars, il primo Serran Kagura per DS, il primo Serran Kagura in assoluto che ancora non ci ho fatto il let's play, ma non credo di farlo perché quello lì è davvero molto impegnativo. Comunque iniziasi sui tetti della Ninja Academy con Asuka che si sogna una figa spaccaculi quando in realtà, come sapete, lei è abbastanza ingenua e amichevole per essere una ninja. Insomma, se si sognava una figa spaccaculi quando in realtà sta dormendo nel mezzo di una lezione, mamma mia, Serran Kagura Bust. Quanti ricordi, cazzo! Il mio primo Serran Kagura in assoluto. Non che il primo della serie, ah, questo è una fan di Sayaka, perfetto. Ma su qui sta, quindi sì, infatti, si lascia colpire e non c'è niente. No, perché no, giusto! Allora, quante scimmie restano? Due, no? E siamo a 9 minuti. È una corsa contro il tempo, via! Continuiamo a scalare il tetto di quella che probabilmente, non lo so, è una copia della Ninja Academy. Kai! Ancora una, vai allora qua su. Quello cos'è? Un telemoto o una scimmia? No, è un telemoto, lascia perdere. Prendere questo stupido telefono di merda. Sento una scimmia, aspetta, Ah, ho capito dove si nasconde, aspetta, Far così. No, come l'ho detto. Aspetta, bisogna cercare forse qui dietro. Ah, ecco. Sì, là ci deve essere un'altra scimmia. Comunque, tranquillo.
tranquilli ragazzi, la trasformazione non svanirà mai se siete su una corda. Anche se siete zero, il tempo resterà uguale. Oh! Una scimmia su un aquilone, bene, Sam R. E abbiamo così finito il castello del ninja Togashi. Togashi come si chiama? Non lo so, vabbè. Allora, 10 minuti, bene, abbiamo completato dei livelli stando nelle parti dell'episodio. La cosa mi fa molto molto piacere. E per questi tre episodi abbiamo registrato tre livelli, wow, senza lasciare una cosa a metà, una cosa spezzata. Mi fa molto molto piacere. Oh no, cazzo! Vabbè ragazzi, questo lo faremo nel prossimo episodio. Ciao, scimmia gialla!